Rassegna estiva Adranita, in piazza Mercato da giovedì 24 luglio al via Adrano Cult, la rassegna di musica e teatro curata dall'associazione La Locomotiva. Nel suggestivo scenario di piazza Mercato dell'ex Pescheria, da giovedì 24 luglio al via Adrano Cult, la rassegna di musica e teatro curata dall'associazione La Locomotiva. In programma, sino al 30 agosto, 9 appuntamenti anche con protagonisti artisti locali. Illustra Adrano Cult Giuseppe Liotta, uno dei dirigenti della locomotiva. Terza edizione di Adrano Cult, organizzata dalla locomotiva e inserita nel cartellone della rassegna estiva organizzata dal Comune di Adrano. Vari spettacoli che si svolgeranno dal 24 luglio al 30 agosto nel suggestivo scenario di Piazza Mercato dell'ex Pescheria. Con Giuseppe Liotta, uno dei dirigenti della locomotiva, parliamo appunto del programma. Si comincia giovedì 24 luglio. Si comincia giovedì 24 luglio, abbiamo 9 date con mostra, artigianato, attività di volontariato locale. Iniziamo il 24 luglio con una serata elettronica dalle sfumature psichedeliche rock con la governante Meg in the Box. Il venerdì 25 luglio avremo un'artista impiantata in Germania, ma originaria della nostra terra, della Sicilia, Sonia Brex, una cantautrice. Questa serata sarà aperta da Carlo Magno, che è un cantautore locale. L'importanza di questa rassegna è ritornare a soffermarci sull'importanza della cultura. Una comunità che coltiva le arti fa in modo che non si spezzino le radici con la nostra terra, con le nostre tradizioni. Continuiamo anche con 2 serate di teatro. Per quest'anno avremo Carmelo Alù e Daniele Lanzalone, due attori adraniti, tra l'altro, con una lettura scenica sull'Iliade di Omero e con una parte appunto di Carmelo Alù e con Daniele Lanzalone che porterà un'opera teatrale ispirata a Mistero Buffo di Dario Fo. Abbiamo anche, sempre come artisti locali, Osvaldo Corsaro, un punto fisso della cultura adranita, un grande musicista che sta portando avanti un progetto di artisti, di giovani artisti locali nell'ambito jazz. Continueremo il 22 agosto con gli Original Sicilian Style, che nel nostro territorio rappresentano la corrente reggae. Aperti anche qui da un artista adranita, Johan, al secolo Gabriele Quaceci. Il 23 agosto abbiamo una serata folk, degli spunti teatrali, a cura dei fratelli La Strada, anch'essi siciliani. Il 29 agosto e il 30 agosto chiudiamo la rassegna con i Black Eyed Dog e Simona Norato, cantautrice siciliana, e i Black Eyed Dog che girano il mondo con il loro tour e si soffermano qui ad Adrano proprio per questa data importante, e chiudiamo con un gruppo della scena progressive anni 80, originale di Belpasso, i Malibran, ed è un gruppo salernitano, i Mebayem, tutti i gruppi che hanno sposato la causa della locomotiva. Vorrei precisare il fatto che non si tratta di, come spesso capita in questo tipo di manifestazioni locali, di impresari che comunicano con gli agenti e poi con gli artisti, ma siamo un gruppo di giovani che parliamo al cuore degli artisti. Il tutto, come detto, si svolge in Piazza Mercato, ex Pescheria, che ormai sta diventando, possiamo dire, il punto di riferimento dell'aggregazione culturale e giovanile di Adrano? In un certo senso questo era il nostro obiettivo, l'aggregazione, ma anche rivalutare il centro storico, rivalutarlo e riconsegnarlo alla cittadinanza che l'aveva un po' dimenticato.